You don't love me at all, but don't think that it bothers me, cantano alla radio gli OK Go. E io mi trovo nel parcheggio di Portofino, al volante della mia nuova Porsche 911 Turbo. Sto scaldando il motore. Il mio Rolex segna le 11.30 e la canzone si titola You're So Damn Hot. Venga a dirlo, una figa da capogiro passa davanti al cofano della mia fuoriserie. Succede, di tanto in tanto, di imbatterci in femmine che sprizzano sex appeal da tutti i pori e che sembrano nate con una vocazione ben precisa, il sesso. Femmine che, come le vedi, ti senti stringere le budella in una morsa d'acciaio e senti il sangue pompare a tutta birra nelle vene. Femmine che in un attimo cancellano ogni pensiero della tua mente, sostituendolo con una vertigine, con un vuoto allo stomaco. Beh, la ragazza che sta passando davanti al cofano della mia Porsche appartiene di diritto a questa categoria di femmine. Alta, snella, troppo formosa per essere una modella, indossa un vestito bianco elasticizzato, terribilmente corto, e calza sandali con la zeppa. Ha labbra carnose, ben modellate, sicuramente rifatte, capelli biondissimi legati a coda di cavallo, una vita sottile dall'aria snodata, gambe lunghe, abbronzate e lucide di olio solare, tette grosse che stanno sollevate come se fossero sorrette da un'impalcatura, forme prepotenti che riempiono il vestito fin quasi a strappare le cuciture, curve paraboliche che farebbero sbandare anche il più navigato dei playboy. L'eccitazione mi secca la gola, mi accorcia il respiro e tutto a un tratto mi sento il fuoco nelle vene. Seguo la bionda con lo sguardo mentre attraversa il parcheggio, contemplando estasiato il meccanismo perfetto delle sue gambe e il rumore dei suoi passi echeggia in tutto il silos, perfettamente ritmato con le sue falcate lunghe, felline e voluttuose. Cammina lungo una linea retta, un piede avanti all'altro, e a ogni passo le sue cosce snelle e bentornute si estendono per tutta la loro lunghezza e le sue natiche strusciano una contro l'altra sopra il tessuto sottile e morbido del vestito. Alla radio, l'OK Go continuano a cantare You're a bad-hearted boy trap baby doll, but you're so damn hot. E la figa apre la portiera di una BMW Z4 coupé nera, monta in macchina e accende il motore. Io sono ancora seduto al posto di guida, con le mani sul volante, intontito dalla botta di ormoni. La BMW imbocca la rampa che conduce all'uscita. Ingrano la marcia con una grattata e infilo la rampa così in fretta che rischio di ammaccare il paraurti della Porsche contro il guardrail. Esco a tutta velocità dal parcheggio, tallonando la BMW sulla stradina panoramica che serpeggia lungo la costa da Portofino a Santa Margherita Ligure. A metà strada, tra la spiaggia di Paraggi e Santa Margherita, mi rendo conto che non ho la più pallida idea di come comportarmi. Seguirla fino a destinazione è fuori discussione. A parte il fatto che non so dove diretta, prima o poi se ne accorgerebbe e userebbe il telefonino per chiamare la polizia. Superarla e tagliarle la strada per costringerla a fermarsi è altrettanto folle perché mi scambierebbe per uno psicopatico. Farle un segnale con i lampeggianti? E che cosa potrei dirle se anche in questo modo la spingesse a fermarsi? No, mi occorre un pretesto. All'improvviso mi si accende una lampadina e il piano che ha preso forma nella mia mente comporta un sacrificio di identità. Ma non ho alternativa e così lo metto in atto senza pensarci due volte. Mi avvicino il più possibile alla BMW come se fossi sul punto di sorpassarla. Al primo semaforo rosso di Santa Margherita, la BMW si ferma e io le vado addosso. Le vado addosso adagio, cercando di limitare i danni, ma le vado addosso davvero. Mi aggrappo al volante e sento distintamente lo schianto metallico prodotto dall'urto del cofano della mia Porsche contro il massiccio paraurti posteriore della BMW. Spinta dalla Porsche, la BMW ha un piccolo scatto in avanti. Io apro in fretta lo sportello e scendo augurandomi che la figa si sia ricordata di allacciare la cintura di sicurezza. Mi accosto alla portiera della BMW, quella sul lato del conducente. «Va tutto bene?» domando trafelato, ormai deciso a interpretare la mia parte fino in fondo. Un po' scarmigliata, la figa mi guarda attraverso il finestrino abbassato. Io ho uno svarione quando realizzo chi ho tamponato.
Tutto un tratto, non mi è affatto difficile fingere di essere costernato. Oh, ma tu sei... dico, scarpagliando con l'emozione. Mi dispiace tanto, mi sono distratto un attimo e... Sto bene, taglia corto la figa massaggiandosi il collo. Poi apre la portiera e smonta dalla vettura. Io la fisso per qualche secondo. Non credo ai miei occhi. Ho tamponato niente meno che Eva Blonde, la regina del porno.